Buonanotte. Buonanotte da me e dalla mia bicicletta. Siamo ancora in centro e stiamo ritornando a casa dopo una lunga giornata di arrivo al mare. Oggi Brighton piena di persone, con le sue contraddizioni, i costumi di Star Wars e le mamme coi passeggini. Brighton con gli artisti che fanno finta di dipingere per farsi poi scattare le foto da fare postare ai turisti su Instagram. Beh, una lunga giornata, ma non voglio parlarti del mare né dei ristoranti, ma oggi, su richiesta di chi mi ascolta sempre, vorrei parlarti degli amici. Siamo buoni amici? Ma non io e te. Vuol dire, tu sei un buon amico, ti reputi una buona amica. E chi deve essere un buon amico? Che caratteristiche deve avere? Beh, sembro una pecora, furia di dire beh, mi prenderete in giro un giorno, lo so, ma che ci vuoi fare? Sospiro di riflessione. Siamo amici? Cosa facciamo per i nostri amici? E cosa deve fare una persona per essere tuo amico o tua amica? Sono quelli che ti telefonano sempre, quelli che ti invitano alle feste, quelli che ti invitano solo per fare numero, oppure sono quelli che magari non vedi per tanto tempo, eppure casualmente, ma non per caso, nel momento del bisogno li ritrovi, ci sono sempre. È come se loro lo sentissero. Io qualche amico speciale così ce l'ho e me lo tengo caro. E spero che anche tu abbia delle persone così nella tua vita. Perché se non ce l'hai, non so quanti anni hai, ma fai in tempo ancora a costruirti un'amicizia del genere. Perché le amicizie si costruiscono. Possiamo avere tanti colleghi di lavoro, tante colleghe, magari ci facciamo pure la pausa pranzo insieme, eppure forse loro amici non sono. Cosa deve fare un amico per essere nella tua lista, per essere nei tuoi contatti di WhatsApp più importanti? È quello del buongiorno, è quello della buonanotte, è quello che ti manda il messaggio con la tazzina di caffè, o è quello che sa che quando riceverai il messaggio con la frase come stai, sai che a quella domanda potrebbe presentarsi una risposta che aprirebbe il mondo. Allora, mentre tu stai pensando ai nomi delle persone, pensa anche se queste persone ci sono ancora nella tua vita, perché se non ci sono più, pensa a cosa hai fatto per farle sparire. Sì, perché siamo sempre bravi a dare la colpa agli altri, però un po' di colpa quando ci sono rapporti fra due persone, secondo me, come negli incidenti stradali, bisognerebbe dividersela. 30 uno e 70 l'altro, 50 e 50. Pensiamoci bene a cosa abbiamo fatto o non abbiamo fatto per i nostri amici. Oggi la parola amico ha perso di significato. Io ho più di 2000 amici su Facebook, ma quanti potresti chiamare di notte se rimani a piedi con la macchina? A quanti potresti chiamare di notte per farti compagnia in ospedale? Questo è un amico. E a quante persone, soprattutto se tu sapessi che hanno avuto bisogno e non ti hanno chiamato, ti farebbero restare male a questa notizia. Quante persone ci abbiamo così vicino da restarci male se scopriamo solamente dopo che erano nel bisogno? E perché stiamo male? Perché non ce l'hanno detto? O perché forse non siamo stati
acuti abbastanza da non capirlo. Sai, oggi l'amicizia si diluisce sui social. Sì, hai capito bene, si diluisce. Perché un like alla foto della tua amica potrebbe bastare a fargli capire che tu ci sei. No, tranquillo, vai felice e tranquillo, io quando tu posti qualcosa metto sempre un like. Oppure la faccina felice, ma è questo un vero segno di amicizia? Non lo so sinceramente, penso proprio di no, perché questo telefono che abbiamo sempre in mano si usa ormai per tutto, tranne che per parlare. Io ci ho fatto caso da poco, ho iniziato a vedere i dati del mio telefono e ho scoperto che non faccio una bella telefonata da un sacco di tempo. Messaggi vocali, passo e chiudo. Tu come stai? Passo. Io sto bene, passo. Siamo diventati dei soldati anche nelle comunicazioni. Così un giorno, e io già mi sto promettendo di farlo, alla persona che reputo speciale voglio fare una chiamata vocale o una telefonata come quella di una volta. E mentre adesso sulla mia sinistra nel palazzo del comune gli artisti smontano la mostra che avevano allestito nel weekend, io continuo a fare strada verso casa. Il bello dell'Inghilterra è che anche fino a tarda notte le signore escono con i capelli forse un po' troppo cotonati rispetto a quanto dovrebbero, ma chi se ne importa, a quest'ora saranno tutti ubriachi e a parte qualcuno che è sobrio non farà differenza. Quindi buonanotte. Buonanotte amico mio o amica mia che mi stai ascoltando. E se non sei mia amica o mio amico, mandami un messaggio. Se ti senti talmente solo che questo singolo messaggio vocale fra il traffico della città di Horsham o cittadina non ti basti, io sono Turi Papale e sul mio sito internet turipapale.com puoi trovare tutti i messaggi della buonanotte che ho registrato fino adesso, se questo potrà servire a rendere questa notte meno pesante. Quindi se hai un amico o un'amica sola, mandagli questo mio messaggio vocale e il risultato potrebbe essere che sarete meno soli entrambi e potrete ridere di quello che dico o piangere insieme, che non importa se con un amico ci ridi o ci piangi, l'importante è che non l'abbandoni e che lui non abbandoni te. Quindi buonanotte. Buonanotte amico mio, buonanotte amica mia, buonanotte incosciente.